portavoce senza voce. Sta facendo buio. Ancora un po' la inviteranno a cena. Per avvelenarti, cioè. A posto di operaio in forno. E ti stupiresti. Un'altra ora in questo stato è svelto. Venire mai. Semmai morire. No, c'è più di là. Passi nel corridoio. Ci siamo. Ci metti anche tu, eh? Ha ragione. Passi per le scale, viene col cuore. Salve a tutti. Santo Dio, sogni, sei tu. Non ce l'ho fatta, Maria. Non ti sei persa niente. Falso allarme. È una tortura. È meglio un falso allarme che brutte notizie. Nessuna novità. Calma bianca. Là sono ancora uscita. Ha messo che ne esca. È ancora di là. Coi capi. Una contro 10. 10. Li ho contati io prima che entrassero. 10, certo. 10 cravatte. Uno squadrone. Pluto. Di esecuzione. 4 cravatte sono della proprietà. 3 dei nuovi padroni e altri 3 dei soci stranieri. I soci stranieri? Ne ho già perso uno di lavoro io a Marsiglia. Licenziato per i soci stranieri. Ristrutturazione industriale, nuovo piano di recupero. Volevano mandarci a Singapore i soci stranieri. Sono 3 su 10, Lorena, non la maggioranza. Chi se ne frega? Muoiono tutti, al gran completo. A pensarci bene, in effetti, bastava un colpo di genio. Tutte 10 nella stanza. Blush esce con una scusa. Chiude bene la porta. A quel punto un bel po' di gas. Aprire il rubinetto e il gioco fatto. Problema risolto. Fabbrica no. Operai e padrone. Picard e Roche salvata dalla manodopera. Altro che consiglio di fabbrica. Stanza dei bottoni. Finitela di dire scemenze. Non hanno mai interrotto. Neanche un attimo. Non si è visto uscire neanche una cravatta. Tutti chiusi lì dentro. 10 contro una. Brutale. Ci fanno tutte fuori, vi dico. Brutale. Smettila. Brutale. Non finisce bene, me lo sento. Qualcuna faccia star zitte queste due. Non pensavo ci volesse tanto. Nessuna pensava. Chi avranno da dire? Vedono i cancelli e dicono questo. Non credo. Io sì, ci chiudo. Ma che ti dice, Cinella? Voi del reparto cardatura siete fatti tutte strane. Ci vuole sempre una dei telai che vi riapre l'occhio. Se volevano chiudere basta, mi sembra che la vedevano lì per ore. Le dicevano, va di là, via tutte, che da lunedì, fine. Sono solo 3 secondi, non 3 ore. È vero. Ha ragione. Qui c'è sotto qualche piano. Giuro che salta fuori una ricosta. La faranno. E di non tornare a casa chiuderei di tutto. Parla per te. Perché tu no. No, signore. Non ci credo. Ti ricordo che ogni decisione passa da qui, Ariane. Decisione di cosa? Come se potessimo decidere. Decidere, certo. Il come. Come farci licenziare. Miseria, siamo noi il consiglio di fabbrica. Ci andrebbe. Decidiamo noi. Decidiamo per tutte 200 o no. Ha ragione. Giù. Se decidiamo tutto noi, perché non ci siamo noi di là con le cravatte? Aspettare qui mi fa schifo, non ha senso. Blanche fa solo da portavoce. Il regolamento vuole così. Noi decidiamo, poi una sola riferisce. Le cravatte propongono, lei ascolta e riferisce. Farà anche la portavoce, ma intanto stai attento da 3 ore. Con 10 uomini. Viene da pensare male. Perché tu invece pensi bene. Siamo attaccati a un filo. Quelli stanno chiusi da 3 ore e tu sei tranquilla. Era una battuta che riceveva voi dell'est. Non capite le battute, non ci riuscite più forte di voi. Prova a dirmi le cretinate e vedrai che capisco anch'io. Non ci giuro, tu sei impiegata, io operata. Ancora Milena? Ehi, siete le uniche due impiegate, carina, qui dentro. Minoranza. Impiegate e operaie sono teste diverse. Teste diverse. E di quel che vuoi, gira meglio la nostra. Voi avete i numeri nel cervello, noi tecnica, mani, telai. Giuro, è una testa migliore. Migliore, migliore. Giusto per i capelli, guarda. Guarda, ragazze, per favore. Aria elettrica. E poi voglio dire, se la portavoce sta 3 ore là dentro, si potrebbe fare anche un brutto pensiero su di lei. Te. Che vuoi dire, Mirella? Niente, lo so, io lascia perdere. Butta fuori, ragiono da operaia, io non da impiegata, mani, tecnica, telare. E io sono operaia, come voglio vedere i risultati. Parla. Dico che questa storia della portavoce non mi va a genere. Se una resta a 3 ore a colloquio con le cravatte, magari. Magari? Magari ottiene cose per sé. Per sé? Per sé. Non Blanche. Non lei. No, no. No. Sentiamo. La conosco da anni. Entrammo qui a lavorare insieme. In queste stanze non c'erano ancora i neon. Facevamo le riunioni in sala mensa. E le donne andavano in carrozza e gli uomini a cavallo.
7 a Shelby. 6 o 7? Non me ne stavo più 3 ore parcheggiata. 6 o 7 facevo io la portavoce per di là ad utilizzare lei il tempo. Blanche l'abbiamo scelta noi. Abbiamo votato. Solo perché era la più anziana. Che c'è ora? Blanche non vi va più bene. Io non l'ho votata. Neanche io. Mi fate schifo. Fatto sta che non torna. Qualcuna da fumare? Una sigaretta o un pazzesco? Io ne ho solo un pacchetto. Solo un pacchetto? Non mi basta fino a stasera. Hai più sigarette addosso tu che tatuaggi Rachel. Se poi ci buttano tutte fuori e perdo il posto, non me ne bastano nemmeno 3 di pacchetti. Chi c'è di voi che fuma? Chi è chiamata? È chiamata fuma. Pensavo nel Corano fosse proibito. Tutte le arabe che conosco fumano. Mata non è araba. No. Di Teheran. Che non è lo stesso. Non direi. E comunque non c'è scritto. Come dici? Nel Corano non c'è scritto. Tu che ne sai? Non è turca. Il Corano turco è uguale a quello di Teheran. Identico. Per risparmiare. Sono stranieri, anche lì. Sì. Mi sembra di sentire. Passi in corridoio. Non c'è nessuno, sono i topi. Non ci sono topi, papà. Sì che ce ne sono. La piccata del roccio è piena. Sono loro, sono stranieri. Vuoi dire sorci stranieri? Che hanno fatto? Li ho visti 2 o 3 giusto ieri l'altro. Fumavano in un angolo e leggevano il Corano. Ma come fate a dire? In che senso? Niente. In questo momento non potrei mettermi a scherzare. Nessuno scherza, stiamo aspettando. E mentre uno aspetta parla.